Comunque, oggi la giornata perlomeno è bella. La grandine di ieri se n'è andata completamente, è rimasta solo un po' qualche chiazza bianca. Però dobbiamo risolvere questa cosa dei soffietti, però. E poi è arrivata una volpe. Dopo una mezz'ora è arrivata una seconda. Poi addirittura verso le 11:30 di sera mi è arrivata anche la terza. Con il telo che sarebbe da picnic ma fa da multifunzioni. Qui vedete il tubo tutto piegato e rotto, tutto morsicato. Controlliamo a questo punto che sia tutto in ordine dalle altre parti. Allora, sono passati quad e mi stanno facendo... Vabbè, no, la polvere va in alto, dai. Allora ragazzi, per ora sembra reggere. Anche perché l'aria, comunque il peso grava tutto qui. Ragazzi, che fatica. Povero figlio. Dobbiamo trovare un altro posto, magari un po' più in piano, non lo so. Sarebbe meglio stasera non toccarli i soffietti per livellarci. Li lasciamo proprio così. No, comunque voglio fare un po' di strada perché almeno li teniamo sott'occhio. Sì, qui in qualche zona, però lassù ancora c'è confusione perché sono le 2:30. Cerchiamo un parcheggio un po' disparso. E lassù al rifugio ancora, finché c'è la seggiovia aperta, c'è una gran baraonda di gente. E poi tutti i parcheggi lì non sono in piano. Noi abbiamo usato anche i soffietti per livellarci e io direi che non è il caso né di toccarli né di sgonfiarli. Ok, qui segniamo 2, qui un po' meno, però va bene. Questo è il soffietto sul passaruota dove c'è il serbatoio dell'acqua, quello incriminato. Tubo nero, quello che ci hanno mangiato le volpi. Il tubicino rosso invece porta l'aria a quello di sinistra. Quindi basta monitorare questa levetta. A parte che se perde aria questo va giù come se nulla fosse. Siamo risaliti qua e dove vedete tutte le colate laviche che mostrano la loro potenza. Aspetta che chiudo il sportello se no ci fanno mangiare. Questo è il cartello che indica l'Etna Nicolosi Nord. Sì, allora qui 1910. Sì, vogliamo fare una bella cosa, lasciare la nostra impronta. Il nostro passaggio. Sempre che riesca, vediamo. Aspetta, fai una cosa, te lo passo per poi. Mi arrampico, mi prova a salire su. Metti un piede sul muro a sinistra, così no, ma stai. È robusto. Vai. Ce la fai a metterlo? Così i tickets lasciano la loro... Ora dritto sarà dura, però... È dritto? Sembra di sì. I tickets sono stati qui! E ora ci facciamo anche la foto, eh? Deve resistere a tutte le intemperie. Sì, sì. Se venite quassù al Rifugio Sapienza, veniteci a salutare. E se vedete il nostro adesivo, fate una foto e poi la pubblicate su Instagram facendo un tag con noi presenti. E ovviamente iscrivetevi al canale, questo che ve lo dico a fa. Ora fotina. Ma com'è bello, guarda là. Allora ragazzi, è iniziata la nostra lunga discesa a valle, che sarà veramente lunga. Come vedete il soffietto di sinistra lo teniamo a un bar poco meno. Quello di destra continuiamo a gonfiarlo, lo si risgonfia piano piano, lo rigonfiamo. Cerchiamo perlomeno di guidare con un soffietto non completamente scarico. Dura poco, 10 curve ed è nuovamente a zero, però qualcosa meglio che niente gli farà, dai. Andiamo giù alle Roi Marlène di Catania, accanto c'è anche il Bricomat, Tecnomat come si chiama, ci sono un po' di ferramenta e andiamo a cercare questi connettori. Thank you.
scavato la strada, la lava aveva ricoperto la strada tanti anni fa. Altro stop e altro check della pressione. Abbiamo fatto già 10 stop, però vabbè, questo è purtroppo. È zero, quell'altro lo tengo a 1 perché almeno non c'è grande differenza, perché non si può viaggiare con un soffietto a 2 e l'altro a 0. Certo. Poi la strada non aiuta perché è tutta tortuosa, tutta curve. La sconnessa di fondo più che altro. Cerco di evitare al massimo le buche, perché non vorrei che si lacerasse la gomma del soffietto. Ora siamo a 0-3 bar. Risaliamo. Sì. Tutto il manto stradale è saltato. Poi c'è da fare lo slalom anche tra la pattumiera. È una cosa indecente. Siamo tornati nella civiltà, scendendo dalle pendici dell'Etna, e dove c'è l'uomo, l'essere umano, c'è l'immondizia. Preferisco le volpi, guarda, anche se fanno danni. Sì, esatto. Non riesco a essere arrabbiata con le volpi, perché poi alla fine c'è un istinto, ammorza una cosa. Ma mi fa molto più arrabbiare questi sacchettini legati. Proprio si vede che sono sacchetti di un supermercato pieni di immondizia legati con il nodo, quindi se uno le lega con il nodo ha consapevolezza, no? Che dentro c'è qualcosa che può uscire, possa uscire. E sono tirati secondo me dal finestrino, perché per forza non mi possono raccontare che tutti i sacchetti che troviamo sul ciglio della strada sono caduti dai mezzi, perché non ci crederò mai, perché cioè altrimenti cadrebbero da ogni mezzo di trasporto. Purtroppo ce ne sono tanti. Allora, io ragazzi, non so se mi devo arrabbiare, ma comunque guardate, vi faccio vedere. Siamo passati dalla tranquillità, dalla pace più assoluta, al caos più assurdo. Siamo qui all'Eroi di Catania, che tra l'altro, sotto certi aspetti, io spero che non ce l'abbiano questo pezzo, perché io i soldi a questi non glieli vorrei dare, perché qui non è possibile parcheggiare Charlie. Non è possibile. Dovunque vai c'è il limite dei 2 metri di altezza. Non puoi parcheggiare dentro. È toccato mettere Charlie laggiù. Ora vado a vedere se c'hanno questa roba. Che roba. Da impazzire. Io voglio tornare in mezzo al nulla. Via, andiamo a cercare questo pezzo. Questa è tutta roba idrica, non va bene, cioè, come faccio? No, non ci siamo. Allora, aggiornamento, forse ho trovato quello che fa il caso nostro. Ero andato per primo al reparto aria compressa per vedere se ci avessero avuto dei connettori rapidi, gli attacchi rapidi, maschio-femmina ovviamente, da poi poter collegare tra di loro, ma
per il diametro nostro, che è da 6 mm esterno e 4 interno, non c'erano. C'era solo il maschio e non la femmina. Poi sono andato nel reparto idraulico e anche lì niente. Alla fine mi hanno detto di provare al reparto del giardinaggio e ho trovato questi connettori rapidi, insomma, per l'irrigazione. Praticamente questi servono per connettere tra di loro i vari tubicini che servono per irrigare i giardini. Non so quanto terranno, comunque ho preso anche del nastro isolante in più, perché non so se quello che abbiamo nella cassetta attrezzi mi basta. Gli do un bel rinforzo. Con questi dovrei poter giuntare i tubi senza problemi e senza perdite soprattutto. Proviamo, anche perché al momento i tubi non sono giuntati, sono solamente appoggiati l'uno contro l'altro e nastrati, giusto per poter arrivare qui. Con questi attacchi spero di poter risolvere la faccenda. Allora, come vedete, siamo di nuovo sotto a Charlie. Andiamo a provare a riparare il tubo con questi connettori. Ora vado a rimuovere la nostra riparazione, perché tanto non serve a niente, non tiene. Levo il nastro, vado a inserire uno di questi connettori, poi rinastro tutto e facciamo poi la prova di rigonfiaggio. Dovrebbe andarci bene. Dai che ci va. Fa fatica a entrare, quindi vuol dire che va bene. Allora, qui come vedete sono riuscito a inserire la prima parte e ora devo inserire il connettore sul secondo pezzo di tubo. Vediamo un po', è un po' faticoso, ma piano piano ci si riesce. E poi darò un'altra nastrata. Due tubi sono uniti in questo modo. Ora devo solo sperare che non ci sia perdita d'aria. Devo dare di nuovo una nastrata e vediamo un po'. Ok, ho finito di sistemare tutto, questo è il lavoro finito, ora Marta va a gonfiare il soffietto e speriamo che sto giro sia la volta definitiva. Io penso che così possa andare, perché più di così non so davvero che cosa fare. Ora Marta attacca il compressore, diamo aria e andiamo a gonfiare il soffietto.
che sta salendo. A quant'è? Sul filtro vedete sta salendo, si sta allineando. Mi sembra messo bene. Sembra andar bene. Carica anche quell'altra due, vai. Piano piano sta salendo. Si sente lo scricchiolio che sta salendo. Ok. Sembra che possa andare. Io spero che vada bene, dai. Bene, dopo questa faticata, ora già che siamo qui, approfittiamo del carico dell'acqua. Vediamo se viene. Sì, l'acqua viene. Approfittiamo per fare il carico. Putting on the greatest show, so make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got, we're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd, everybody's jumping around.